buongiorno a voi. Leggiamo oggi in 1 Corinzi 15 i versetti da 3 a 6. Vi ho prima di tutto trasmesso che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta. Cristo Gesù è risorto. L'obiettivo dell'Evangelo non è di insegnare a comportarsi bene né di indicare la via per accedere alla felicità. L'Evangelo è la presentazione di fatti che hanno una portata spirituale eterna, valida per tutti gli uomini. La fede cristiana non è una filosofia né una morale, ma è l'accettazione di fatti concreti. Gesù, Dio fatto uomo, la sua vita sulla terra, la sua morte per crocifissione, la sua resurrezione e la sua elevazione alla destra di Dio Padre. Poi è anche vivere quotidianamente ciò in cui si crede. I Vangeli sono i racconti dei testimoni che hanno seguito Cristo o di persone che si sono scrupolosamente informate su fatti avvenuti presso dei testimoni oculari. C'è anche qualche testo scritto da storici romani o da giudei non cristiani, come Giuseppe Flavio o Svetonio, i quali documentano ampiamente i fatti storici riguardanti Gesù Cristo. Però sapere che Gesù è realmente esistito non è sufficiente. Per essere un cristiano nel vero senso della parola, per appartenere a Cristo, per essere da Lui salvato, devi credere che Egli è morto per te ed è resuscitato. I primi discepoli non credevano che Gesù sarebbe resuscitato, anche se Egli lo aveva annunciato loro in diverse occasioni. Così hanno pianto la sua morte fino a quando non è apparso loro vivente e ha mangiato con loro e spiegato il significato della sua morte e della sua resurrezione. Questo devi conoscere e accettare per fede, che Gesù, il Figlio del Dio vivente, è realmente resuscitato e che tra poco verrà dal cielo a prenderci con sé. Se tu credi questo, anche tu sarai preso con Gesù e vivrai con Lui e con tutti i santi che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli. Che Dio ti benedica.